guardata con uno sguardo in giro, con un sincero rimpianto per le ragioni che ci circondano. Ma nel passare da questo argomento di cui dobbiamo parlarvi, puoi aprire falso, inzuccherare con un patetico preambolo una pillola propagandistica. E questa parola temo come un'offesa immeritata. Non si tratta di propaganda, ma di un esame che vorrei fare con voi. Invece dobbiamo guardare ed esaminare insieme, che cosa? Noi stessi. Per aiutarci a vedere in noi la parte di responsabilità che abbiamo dei nostri mali, per riconoscere quanto da parte nostra si è fatto per giungere dove siamo giunti. Ecco, per esempio, quanti di noi sperano nella fine di questi casi tremendi, per iniziare una laboriosa e quieta vita. Benissimo, è un sentimento generale, diffuso e soddisfacente, ma credo lavorare non basterà. E nel desiderio invincibile di quiete, anche se laboriosa, è il segno dell'errore, perché in questo bisogno di quiete è il tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica. È il tremendo, il più terribile risultato di un'opera di diseducazione ventennale, di diseducazione o di educazione negativa, che martellando per 20 anni da ogni lato è riuscita ad inchiodare in molti di noi dei pregiudizi. Fondamentale quello della sporcizia della politica, che mi sembra sia stato ispirato per due vie. Tutti i giorni ci hanno detto che la politica è un lavoro di specialisti. Teoria e pratica concorsero a distogliersi e ad allontanarci da ogni attività politica. Lasciate fare a chi può e deve, poi lavorate e credete, questo dicevano. E quello che facevano lo vediamo ora, che nella vita politica ci siamo stati scaraventati dagli eventi. Credetemi, la cosa pubblica è noi stessi, ciò che ci lega ad essa non è un luogo comune, una parola grossa e vuota. Al di là di ogni retorica, constatiamo come la cosa pubblica sia noi stessi, che ogni sua sciagura è sciagura nostra, per questo dobbiamo prepararci. Può anche bastare, sapete, che con calma cominciamo a guardare in noi ed esprimere desideri. Come vorremmo vivere domani? No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non avete più voluto sapere. Ricordatevi, siete uomini. Avete il dovere, se il vostro istinto non vi spinge ad esercitare il diritto, di badare ai vostri interessi. Avete mai pensato che nei prossimi mesi si deciderà il destino del nostro paese, di noi stessi? Quale peso decisivo avrà la nostra volontà, se sapremo farla valere? Che sarà la nostra responsabilità, se andremo incontro ad un pericolo negativo? Oggi bisogna combattere contro l'oppressore. Questo è il primo dovere per noi tutti. Ma è bene prepararsi a risolvere quei problemi in modo duraturo, e che eviti il risorgere di essi e ripetersi di tutto quanto si è abbattuto su di noi. Termino questa lunga lettera un po' confusa, lo so, ma spontanea, scusandomi ed augurandoci buon lavoro. Questa lunga lettera, mai spedita, che si può considerare il testamento spirituale di Giacomo Livi, nato nel 1925, un giovane studente che dal 1942 iniziò a frequentare gruppi antifascisti clandestini. Dopo l'8 settembre 1943 aderì attivamente alla resistenza, svolgendo funzioni di collegamento e di diffusione della stampa clandestina. Arrestato a Parma una prima volta e fuggito in modo quasi cinematografico, continuò la sua attività a Modena. Qui venne nuovamente arrestato alla fine di ottobre 1944. Interrogato e torturato, fu infine fucilato sulla piazza del Duomo di Modena il 10 novembre. Di lui ci restano un gruppo di lettere alla madre ed alcuni amici, tra cui questa, di particolare rilievo, una specie di testamento spirituale, in cui, rivolgendosi ai coetanei, compie una lucida analisi delle responsabilità morali che portarono alla dittatura e alla Seconda Guerra Mondiale. Benvenuti. Ho letto la lettera di Giacomo Livi, perché questo è il primo incontro della scuola di etica politica che abbiamo dedicato a Giacomo Livi. Una persona che noi non abbiamo conosciuto per ovvi motivi, però visto che l'associazione Telecitofono, che cura questa serie di iniziative, è nata, è stata la prima associazione comunque nata 4 anni fa all'interno dell'Università di Modena Reggio Emilia, abbiamo scelto comunque di dedicare questo ciclo di iniziative attorno alla politica dedicandolo a lui. Il motivo l'avete appena ascoltato dalle sue parole. Un'urgenza che allora aveva, diciamo, forse un carattere molto più immediato, più forte, un'urgenza di partecipazione, di fare politica, di non disinteressarsene, che sentiamo anche noi, anche se è un po' fuori moda, diciamo, o almeno così sembra. Allora, per la nostra realtà,
faccio l'ultima citazione della serata. Abbiamo scelto di realizzare la seconda edizione di questa scuola, forse la prima edizione da un punto di vista di maturità del programma, almeno per noi è stato un grosso sforzo realizzarlo. E abbiamo scelto una frase di un filosofo spagnolo, Fernando Savater. E diciamo che vuole essere un po' una riflessione attorno a quanto accade in Italia, soprattutto un messaggio che crediamo debbano noi giovani, comunque, o i giovani che vengono dalle nuove generazioni, devono prendere comunque come esempio rispetto al ruolo che possono avere oggi. Oggi insegniamo ai ragazzi che la politica è corrotta, come se gli spiegassimo che un tostapane serve a carbonizzare il pane. Invece bisogna spiegare che anche la democrazia ogni tanto si guasta, fa cortocircuito e bisogna rimetterli in sesto. Ecco, l'argomento di questa serata è la crisi del cambiamento climatico. E io vorrei dare il benvenuto e ringraziarlo, facendolo salire sul palco, il parlamentare europeo Vittorio Prodi, che è vicepresidente della Commissione temporanea per la crisi del cambio climatico. La scelta di partire con la scuola di etica politica da un argomento di questo genere, di questo carattere, deriva dal fatto che riguarderà se non solo il nostro futuro, anche il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, e forse poco più in là, in modo, diciamo, se non catastrofico, però determinante rispetto a come cambierà anche il profilo del nostro pianeta e del luogo in cui abitiamo. E purtroppo, bene o male, questo argomento non è ancora entrato forse nell'attenzione, diciamo, di tutte le persone, della cittadinanza, non è comunque un argomento di cui si parla sempre, anche se alcuni elementi tipo il film di Al Gore hanno contribuito comunque a portarne un po' l'attenzione. E niente, le vorrei chiedere prima di tutto, diciamo, se è possibile fare un'introduzione sul tema e spiegare esattamente cosa sta accadendo, quali sono i rischi e cos'è il cambiamento climatico. Io intanto ringrazio per l'invito, e che io ho accettato molto volentieri, proprio perché in particolare sono giovani interessati a questo, ed è con il senso di responsabilità, ecco, che noi dobbiamo avere verso i giovani e le generazioni successive, che noi dobbiamo cercare a tutti i costi di attuare uno sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo che permetta un accesso alle risorse naturali equo alle presenti popolazioni e alle future generazioni. E questo qui è una cosa per me di importanza assolutamente primaria. E in particolare ci dà conto di un problema che è effettivamente globale, per cui dobbiamo puntare ad un consenso globale. Ecco, allora, diciamo, se scendessi troppo in particolari, penso che poi il mio passato di fisico che entra un po' dentro, quindi per chi non avesse ancora un'idea di che cos'è il riscaldamento globale, diciamo, è un fenomeno che è dovuto ai gas più complessi dal punto di vista molecolare che sono nell'atmosfera e che hanno una funzione un po' come voi vedete d'inverno, alla mattina, se il cielo è stato coperto durante la notte, è meno freddo che non quando il cielo è sereno. Cioè, le nubi fanno questa funzione di rinviare
una parte della radiazione che è emessa dalla Terra. Ecco, appunto proprio per il fatto che la Terra ha una temperatura di equilibrio fra tutta l'energia che viene dal Sole e l'energia che la Terra butta fuori sotto forma sempre di radiazione elettromagnetica. Non so, se siete in una stanza buia, voi sentite dov'è il radiatore del calorifero o la stufa con il viso, sentite il calore. Ecco, questo è una radiazione elettromagnetica che la stufa emette, e la Terra è esattamente allo stesso meccanismo. Riceve energia dal Sole durante l'insolazione, ma in tutte le 24 ore butta fuori energia. Ecco, ma allora la temperatura di equilibrio dipende da come questo calore viene irraggiato dalla Terra. Se ci sono questi gas, vedete, l'atmosfera è composta soprattutto da azoto e ossigeno, e sono gas diatomici, quindi relativamente semplici, e questi sono praticamente trasparenti a tutte due le radiazioni, quella che viene dal Sole e quella che viene buttata dalla Terra verso l'esterno. Se andiamo però a dei gas un pochino complessi come composizione, cominciano a poter assorbire una parte di quell'energia elettromagnetica che la Terra butta fuori. Naturalmente queste molecole poi le buttano in tutte le direzioni, quindi una parte ritorna sulla Terra. Quindi vedete, queste molecole come l'anidride carbonica hanno questa funzione di una specie di coperta sulla Terra, e quindi la Terra, maggiore è il contenuto di anidride carbonica, minore è la capacità di perdere energia, e quindi per arrivare all'equilibrio la Terra deve alzarsi di temperatura. Ecco, quindi questo è in sintesi il riscaldamento globale. Il principale componente è l'anidride carbonica. L'anidride carbonica dall'inizio dell'era industriale era circa, in certe unità di misura, cioè 270 parti per milione, adesso è quasi 100 parti per milione in più. Quindi vedete che c'è un incremento. E questo, secondo i modelli che ci sono, spiega quel riscaldamento che già è stato misurato. Quindi mi faccio riferimento, avrete visto appunto questa lezione di Al Gore su questo, e effettivamente non c'è mai stata negli ultimi 600.000 anni una temperatura così alta. Sapete anche che questa misura è stata fatta indirettamente sui carotaggi del ghiaccio dell'Antartide. Quindi si può risalire la prospettiva anche oltre milioni di anni, attraverso l'analisi di quella atmosfera d'allora che è stata intrappolata nella neve che è caduta, rimasta intrappolata e poi man mano compressa nel ghiaccio. Il carotaggio permette di prendere un cilindro che è ben databile dal punto di vista geologico, e attraverso queste analisi di concentrazione di anidride carbonica, di ossigeno, di temperatura attraverso un'analisi isotopica degli isotopi dell'ossigeno, quindi si può fare la ricostruzione molto dettagliata della temperatura della Terra, della composizione dei gas, e quindi anche di una climatologia
che risale appunto per il momento ai 650.000 anni fa. Quindi la conclusione è per me non, diciamo, molto, molto probabile che questo riscaldamento sia, infatti, un riscaldamento reale e che è dovuto ad attività umane. Quindi, io se adesso mi rimetto il cappello di decisore politico, io dico questo è un fenomeno grave, imminente, per cui dobbiamo agire con molta determinazione e molta rapidità. Ecco, guardate che non c'è solo l'anidride carbonica, c'è anche il metano. Il metano addirittura è aumentato di 2,5 volte rispetto a un aumento dell'anidride carbonica del 30-33%. Quindi, ecco, allora, qui secondo me, ecco, il meccanismo del riscaldamento globale è un effetto reale. Questo lo conosciamo e lo possiamo correlare con i modelli che ci siamo fatti. Ecco, quello che nella mia percezione deve essere esaminato ancora più in profondità sono, diciamo, i fenomeni più complessi, che non dipendono più in modo proporzionale dalla concentrazione dell'anidride carbonica, ma possono mettere in moto delle proprio dei rivolgimenti. Ce ne sono parecchie di queste cose. Per esempio, riguardo al metano, si sta vedendo adesso una fusione del cosiddetto permafrost siberiano, che è del suolo che è stato perennemente ghiacciato per gli ultimi decine di migliaia di anni. Questo permafrost ha come in congelatore una quantità di metano che è molto importante e che finora è sempre rimasta lì. Ecco, se questo permafrost si fonde, libera il metano, e allora c'è una iniezione di metano molto importante, e quindi una possibilità che il riscaldamento prenda un ritmo molto più veloce. Come pure, ecco, non so se voi avete mai osservato a una bottiglia d'acqua minerale gassata. Questa gassata vuol dire che contiene un'anidride carbonica. Ecco, se voi la mettete in frigo, la tirate fuori e sentite, non c'ha una grossa pressione. Se però la mettete al sole, cosa fa? Sentite che la bottiglia è molto più dura. Perché? C'è un problema che è caratteristico un po' dei gas. La solubilità del gas diminuisce con l'aumentare della temperatura. Allora, questa anidride carbonica fortunatamente non va tutta nell'atmosfera, una gran parte va nel mare, quindi si scioglie nel mare. Se però il riscaldamento produce un aumento di temperatura del mare, il mare tiene meno anidride carbonica in soluzione. E allora questo potrebbe dare un altro colpo, un coach al riscaldamento. Ecco, e proprio perché sarebbe meno efficace quello che tecnicamente si chiama un pozzo, cioè un captatore di anidride carbonica. Quindi questi sono un po' gli esempi di punti che debbono essere
proprio studiati più profondamente, perché potrebbero essere molto importanti nel meccanismo. Ecco perché quindi noi dobbiamo pensare ad agire, cioè in due direzioni: da una parte rispetto a quella che si chiama la mitigazione, cioè cercare di diminuire in modo anche drastico l'emissione di gas a effetto serra nell'atmosfera e anche di capire quali sono gli effetti di questo riscaldamento sul nostro mondo, e quindi quello che si chiama in gergo l'adattamento. Ecco, cioè, in sostanza la catena è questa: il riscaldamento globale produce un cambiamento climatico, e questo cambiamento climatico ha delle conseguenze importanti. Quindi uno è quello che a noi interessa, è che complessivamente le piogge sono diventate più intense, ci sono meno giorni di precipitazione ma con intensità maggiori. Poi, questo che lo vediamo, ecco, ci sono meno precipitazioni nevose e c'è un allungamento dei periodi di siccità. Allora, cosa vuol dire questo? Che naturalmente piogge più intense vuol dire maggiore rischio di inondazioni e di erosione del suolo. Anche qui c'è stata una lunga battaglia perché io sono stato correlatore di una direttiva sulla protezione del suolo, e c'è stata una coalizione in particolare stati come Germania e Olanda che si sono opposti a questa disciplina, perché dicono questo: il suolo è una risorsa che non si muove, quindi sono gli stati membri che debbono interessarsi. E invece ci sono queste sfide che sono effettivamente sfide complessive e che bisogna affrontare attraverso un coordinamento, e quindi portare un adattamento che io vedo come assolutamente necessario è quello di trattenere l'acqua che viene il più possibile a lungo dove l'acqua cade, e nei corsi d'acqua, in tutto il percorso dei corsi d'acqua. Quindi fare in modo, cioè, che l'acqua prima di tutto non scorra via in modo rovinoso, tagliare i picchi delle piene, e quella funzione che è molto importante anche relativamente alla precipitazione nevosa, che è quella della ricarica delle falde. Ecco, questo. Per questo abbiamo bisogno soprattutto delle nevicate invernali, che danno una immissione continua di acqua nel terreno, e che può essere presa senza degli effetti rovinosi e andare in profondità. E questo, se vengono queste grandi piogge, non è possibile. Allora bisogna fare manutenzione del territorio per correggere queste cose. E l'altra cosa molto importante, in relazione anche in particolare nelle zone mediterranee, le siccità vogliono dire maggiore rischio di incendi boschivi. E allora un adattamento vuol dire togliere carico di incendio al bosco, cioè fare manutenzione, sfoltire, e perché naturalmente con questa situazione climatica cambiata, se c'è un incendio sarà molto più difficile ricostituire il bosco, e quindi c'è il rischio di desertificazione. Ecco, allora tutto questo deve essere preso come sistema, perché effettivamente noi potremmo prendere due piccioni con una fava,
perché se facciamo manutenzione del territorio in questo modo, da un lato noi possiamo mettere in evidenza nei corsi d'acqua dei salti che possono essere messi a produzione di energie, salti soprattutto senza sbarramenti o con sbarramenti non invasivi e che però possono dare dei contributi importanti. E d'altra parte il fare manutenzione al bosco permette di recuperare biomassa, su cui io conto molto, proprio come energia rinnovabile. Quindi la biomassa, anche se la bruciamo, ma rimane sempre, diciamo, neutra rispetto all'effetto serra, perché quella che noi accumuliamo nel bosco era un carbonio che era già nell'atmosfera. Quindi in qualche modo la biomassa ci permette di fare circolare lo stesso carbonio senza mettercene del nuovo, come invece succede per qualunque altro combustibile fossile, perché vuol dire mettere del nuovo carbonio. Qui poi c'è anche un discorso a parte sulle grandi riserve di carbonio nelle grandi foreste, ecco, perché questo è una tale quantità di carbonio accumulata lì che se si dovesse mettere mano a queste foreste, allora ci sarebbe un'accelerazione molto, molto, molto forte del riscaldamento dovuto a immissione di grandi quantità di anidride carbonica nell'atmosfera. Quindi questo è un po' come quadro del riscaldamento. Ecco, le chiedo. Poi dopo si può passare alla mitigazione. Ecco, se... Le chiedo una cosa. Meno male c'è l'intervento dell'uomo sull'ambiente in modo consistente è arrivato con la rivoluzione industriale. Certo. Diciamo nel Novecento si è protratto e si è incrementato. Noi oggi abbiamo dei risultati. E la cosa interessante è che noi viviamo adesso in un paese che in questo momento fatica molto a vivere e, diciamo, a essere presente sul futuro, cioè cercando comunque di pensare che tra 30-40 anni succederanno delle cose. Questo anche da un punto di vista ambientale, cioè quello che è oggi il nostro mondo produrrà degli effetti successivi, cioè non immediati, appunto, sul riscaldamento globale. E se ce ne accorgeremo tardi, i risultati potranno veramente essere catastrofici. E non si parla comunque di un centinaio, 200, 300 anni, si parla di tempi un po' più brevi, almeno per riuscire a intervenire per bloccare l'aumento di temperatura. C'è chi parla che comunque, anche l'Europa stessa, insomma, ha fissato sui 2 gradi di aumento di temperatura come valore tollerabile, però già su questo comunque succederanno, diciamo, in cui l'uomo non può intervenire. Già su questo comunque produrrebbe dei risultati effettivi sia sulle specie animali ma anche proprio sui territori disastrosi. Si parla molto di intervento sull'ambiente, di etica ma anche equità, perché paradossalmente di queste scelte che vengono dal mondo più industrializzato saranno i paesi più poveri a pagarne per una questione climatica. La situazione, diciamo, come si è evoluta e cosa, diciamo, rischiamo di andare incontro? E quali sono, diciamo, i tempi che avete previsto rispetto comunque degli interventi? Ma soprattutto siamo maturi per intervenire adesso, già da ora? Ma io ho degli orizzonti temporali molto, molto più immediati. Cioè dobbiamo agire adesso. Guardate, quello che mi angoscia è realmente il cambiamento che noi abbiamo davanti, perché effettivamente diciamo dobbiamo rimanere entro 2 gradi come riscaldamento complessivo, ma non è detto che questi siano sufficienti per evitare degli effetti che ho ricordato prima. Allora bisogna cominciare subito. Questo è il senso
dell'iniziativa dell'Unione Europea, perché vuol dire che noi possiamo prendere la guida di una iniziativa di mitigazione, cioè di cura alla radice di questo effetto, cercando di limitare drasticamente, cominciando da subito. Avremmo già dovuto cominciare da alcuni anni. Ecco, noi in Italia siamo particolarmente in ritardo su questo, però ce la possiamo ancora fare. Allora, il problema è quello di limitare nel modo più consensuale possibile l'immissione in atmosfera di questi gas a effetto serra, come si dice appunto dal meccanismo della serra, che ha questa funzione di intrappolare l'energia che arriva nel Sole dentro al volume della serra, e quindi permettere alle piante di avere questa maggiore temperatura, in particolare in inverno, e quindi avere una produttività agricola molto... Ecco, noi stiamo esagerando come effetto serra della terra, ecco, quindi bisogna che lo curiamo immediatamente. Allora, il problema è quello di trovare una disciplina condivisa nella emissione di gas a effetto serra. Questo è in sostanza quello che si è cercato di fare come primo esperimento, che ha avuto un grande numero di aspetti positivi, nel cosiddetto protocollo di Kyoto, in cui non si è arrivati al consenso complessivo, ma diciamo hanno aderito la maggioranza delle hanno diritto paesi che contano per la maggioranza delle emissioni a effetto serra. Ecco, non hanno partecipato a questo gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada. E questo è già una cosa molto molto grave, ecco, perché la dobbiamo effettivamente... Ecco, allora la mia preoccupazione in questo momento è di cercare, ecco, di avere dei criteri di limitazione condivisi. Uno dei problemi dell'attuale protocollo di Kyoto è che hanno semplicemente preso la serie storica di emissioni, dando dei permessi di emissione gratuiti, in sostanza secondo la serie delle emissioni, cioè chi ha più emesso può continuare a mettere di più. Allora, vabbè, potrà anche essere importante per cominciare, ma certamente non è il modo per avere la condivisione in particolare dei popoli in via di sviluppo, perché evidentemente, ecco, quelle quasi 100 parti per milione che ci sono nell'atmosfera rispetto all'inizio dell'era industriale li hanno emessi i popoli attualmente industrializzati. È chiaro che adesso la Cina sta crescendo in modo forsennato queste emissioni, e quindi l'importante, anche la Cina non partecipa a questo, perché dicono noi siamo sottosviluppati, quindi ve la vedete voi che siete responsabili di quello che c'è già. Invece credo che la cosa vada messa su un terreno di equità, cioè il problema c'è. Ci deve essere, ecco, quello che a Bali è stata chiamata con un po' un sofisma, ecco, Bali è stata la conferenza che c'è stata il primo di dicembre per cominciare a pensare sul dopo Kyoto. E a Bali si sono fatte delle considerazioni importanti, ecco, cioè innanzitutto
gli Stati Uniti sono stati costretti dall'opinione pubblica mondiale sostanzialmente ad accettare che il fenomeno c'è ed è di origine umana e quindi bisogna metterci una pezza. L'altra cosa che è stata importante è che è stata confermata l'Organizzazione delle Nazioni Unite come l'ambito in cui condurre un negoziato complessivo. Queste sono cose estremamente importanti, però riguardo ai principi generali non se ne è parlato. Io credo che invece possa e debba essere considerato un principio di equità generale, cioè sono risorse naturali, quella possibilità di usare i combustibili fossili sono delle possibilità limitate e quindi bisogna riconoscere ad ogni persona lo stesso diritto di poter utilizzare queste risorse. Quindi quella che è stata un'assegnazione soprattutto gratuita di permessi di emissione nell'attuale protocollo di Kyoto deve essere trasformata in una possibilità di emissione con disciplina diversa. Io credo che una parte di queste emissioni debba essere assegnata gratuitamente, ma con questo principio di equità, una persona, un diritto di emissione. Cioè, tenete presente che grosso modo la media di emissione nazionale è di 4,8 tonnellate di anidride carbonica pro capite. Noi dobbiamo scendere in modo drastico. Cioè nel 2050 noi dovremo portare questo a circa, diciamo, un quarto, un quinto. Quindi c'è da fare un lavoro enorme. Allora, questo lo si fa quindi ponendo limitazioni alla immissione di nuovo carbonio nell'atmosfera. Quindi su tutti i combustibili fossili ci devono essere queste limitazioni. Quindi per arrivare a una quota di emissione che potrebbe essere, tenendo conto che nel 2050 potremmo essere attorno ai 9 miliardi, ma non potrà superare certamente le 2 tonnellate, meglio pro capite, meglio stare vicino all'1 tonnellata. Quindi il problema si pone e naturalmente si tratta di arrivare da qui al 2050. Quello che io sto proponendo è questo principio di equità di ogni persona abbia lo stesso diritto di emissione, che potrebbe essere inizialmente di 2 tonnellate di anidride carbonica, e il resto bisogna metterle assieme attraverso delle aste. Cioè l'idea è quella di mettere in commercio e poterle scambiare delle possibilità di emissione, che cosiddetti, che possono essere scambiati su mercati come quello delle azioni, e quindi cercare di coinvolgere il mercato per garantire che l'abbattimento di emissioni possa essere fatto nel modo meno costoso, meno, diciamo, pesante complessivamente. E quindi ci si basa su questo, quello che è stata effettivamente una proposta europea, che in inglese viene chiamata European Union Emission
Trading System, cioè il sistema europeo di scambio di emissioni. Ecco, allora, io sono molto deciso su questo principio di equità guardando in particolare al miliardo di poveri nel mondo. Sono quelli che non emetteranno mai quella quantità di anidride carbonica, perché sapete, ecco, loro sono quelli che fanno cucina con lo sterco seccato e con delle anche oltretutto, ecco, dei rischi di inalazione estremamente gravi, ecco. E quindi queste persone potrebbero utilizzare queste emissioni scambiandole con quelli che hanno bisogno di emettere e quindi potrebbero avere risorse per fare risorse che, diciamo, con i prezzi che ci sono stati in questo periodo del protocollo di Kyoto, sono dell'ordine di 20 euro per tonnellata di anidride carbonica emessa. Quindi noi potremmo pensare in questo modo di dare alla popolazione, in particolare alla più povera, un contante che potrebbe essere dell'ordine dei 20 euro a persona per anno. Allora questo potrebbe mettere in moto dei programmi di sostenibilità alimentare, di sostenibilità energetica, che sono da 100 a 1000 volte superiori a quella che attualmente la cooperazione internazionale mette in gioco. Quindi è questo, ecco, un principio di equità che secondo me può essere determinante per arrivare a quel consenso da parte di tutti i popoli della Terra. Naturalmente su questa base noi possiamo chiedere a queste popolazioni di farsi carico della protezione di quei depositi di carbonio che sono nelle foreste pluviali, nelle foreste amazzoniche, nell'Indonesia, ecco, e che sono così importanti per mantenere questo equilibrio. Ecco, e d'altra parte noi dobbiamo sempre assumere quelle responsabilità che abbiamo per quello che abbiamo versato, le generazioni che ci hanno preceduto e noi stessi abbiamo già versato nell'atmosfera. Quindi la difficoltà naturalmente sarà il consenso dei popoli sviluppati, perché noi, vedete, la Cina sta già arrivando a 4 tonnellate di anidride carbonica pro capite. E noi siamo vicino alla decina e gli Stati Uniti sono circa il doppio. Quindi vedete, queste sono le grosse difficoltà per arrivare a questo consenso. Quindi questo è il problema. Però noi ce la possiamo fare. Perché? Per l'energia è un capitolo speciale. Noi parlavamo di energia ricevuta dal Sole. Pensate che la Terra in un'ora riceve dal Sole l'energia che il genere umano in questo momento produce in un anno. Quindi il Sole dà energia e ne dà parecchie. Allora dobbiamo fare questo sforzo di abbandonare le comode energie concentrate, che sono soprattutto i combustibili fossili, nell'ordine di importanza per l'effetto serra sono il carbone, il petrolio e il metano, perché a parità di calore svolto il carbone emette più anidride carbonica, ne emette un po' meno il petrolio, ancora un pochino meno il gas naturale, il metano. Ecco, però bisogna arrivare a regolare in modo drastico l'impiego dei combustibili fossili. Guardate che anche se non ci fosse
l'effetto di riscaldamento globale, questo dovrebbe essere una assoluta necessità, perché c'è l'effettiva scarsità di combustibili fossili, o meno del carbone, ma certamente del petrolio e del gas naturale. E questo è, quindi, per la scarsità e anche oggettivamente per gli effetti geopolitici che questa scarsità, cioè il problema di dovere dipendere da paesi che hanno già dimostrato di voler fare un uso politico di pressione del petrolio. Questo che vuol dire il rischio di dover rinunciare ai nostri principi di base, cioè il dipendere dal petrolio russo o dal gas russo può voler dire che noi non possiamo farci carico dei diritti umani all'interno della Russia, mentre noi siamo convinti che questo sia una, nell'Unione Europea, ecco, sia una condizione essenziale per mantenere la pace, cioè quello del rispetto della persona. Beh, io credo che una vocazione dell'Europa sia quella di fare per il mondo quello che l'Unione ha fatto nei passati 50 anni per se stessa, cioè questa capacità di giocare le minoranze assieme e fare questo arricchimento assieme, con questa anche ipotesi mai declamata ma sostanziale, che è quella di dare l'assoluta priorità alla politica nella soluzione dei conflitti, cioè alla rinuncia, quello che la nostra Costituzione dice esplicitamente nella rinuncia, nella, che usa la parola ripudia, ecco, la guerra come, ecco. Guardate che è questo il nodo fondamentale. E quindi qui veniamo poi adesso a una cosa che, se poi volete, si approfondisce, ma nelle risorse naturali, a cominciare dalle risorse energetiche, ci sono possibili situazioni di scarsità. Petrolio, per esempio. Ci avviciniamo al cosiddetto picco del petrolio. Ecco perché il petrolio ha queste oscillazioni così pazze di prezzo. Perché in effetti o c'è una situazione di mercati che non funzionano, di accaparramenti, o comunque ce n'è poco. Questo. Allora, vedete, con l'energia, come dicevo, ne abbiamo tanta, e quindi si tratta di imparare a utilizzare le energie rinnovabili, cioè quelle che dipendono direttamente dal sole o indirettamente. Quindi ci mettete tutto il solare, voi avete visto il solare termico, cioè quello che scalda l'acqua nei tetti per usi igienico-sanitari, il fotovoltaico, e quello su cui io punto di più è il cosiddetto solare termodinamico, cioè il solare con una concentrazione semplice che permette di utilizzare delle tecnologie non molto costose, ecco. E che però sono quei paraboloidi che hanno un fuoco su una linea. Su questo fuoco si possono raggiungere bene 500 gradi, e quindi è una temperatura che già termodinamicamente è molto molto interessante. E quindi si può fare energia con macchine termiche, come turbine a vapore o altre macchine, e in più, se non sono delle unità così grosse, possono anche essere
progettate per sfruttare il calore residuo, quindi fare condizionamento e riscaldamento. Chiaro che queste sono queste diciamo tecniche a concentrazione sono soprattutto indicate nei deserti dove l'illuminazione è sempre molto diretta, non c'è luce diffusa, per cui si può concentrare con un'efficienza molto elevata, però diciamo basterebbe un quadrato di 40 km di lato coperto di specchi per generare l'energia per tutta la Terra. Quindi tanto per dare quello che io ho proposto era proprio tenendo conto della tragedia israelo-palestinese, ecco, di cominciare dal deserto del Negev per attrezzare un territorio con acqua, che si può fare con l'energia, e con queste fonti di energia che potrebbe essere allora attraente come scambio con gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania. E quindi questo tanto per dire, ecco, come se noi riuscissimo a metterci su questa strada potremmo anche cercare di risolvere questi problemi. Io sono convinto che questo lo dovremo fare nel più breve tempo possibile. Quello che sarà ancora più difficile è per tutto il resto delle risorse naturali, acqua, voi avete visto questa questione del rame, lo vanno a rubare anche quando è messo in opera, con tutti questi, ecco, questo qui vi dà una sensazione di una scarsità che si sta già verificando. Io ho l'impressione anche che, per esempio, ci sono certi metalli che hanno un uso non solo come metalli preziosi, ma come catalizzatori, come il platino, che ci sono delle situazioni di scarsità. E così in generale, diciamo, noi siamo in questo momento in una civiltà, se vogliamo, che in qualche modo ha dato per scontato che non ci siano limiti alle risorse naturali e alla capacità di riversare rifiuti nel sistema. Ecco, qui si sta rivelando questo come un gravissimo errore. Quindi come stiamo adesso realizzando nel caso dell'energia, perché abbiamo visto qual è il rischio imminente, così dovremo fare anche per le altre risorse naturali. E quello, siccome non abbiamo nessun altro rifornimento, questo, il problema sarà quello di farlo consensualmente. Se vogliamo mantenere questo tenore di vita, questo modo di consumare e quindi di produrre, che è evidentemente frutto di una cultura, di una civiltà, ecco, questo non può essere esteso né a tutti i popoli della terra né alle future generazioni. Quindi il problema è, se vogliamo mantenere questo diciamo, sistema di consumo e produzione, ci saranno situazioni di scarsità, e nelle situazioni di scarsità chi ha la forza la usa per garantirsi l'accesso alle risorse. L'altra alternativa che io credo dovremmo esplorare assieme è invece di capire che cosa possiamo fare noi per cambiare, ma senza rinunciare alla sostanza. Io credo che qui quello che c'è stato anche in un convegno
che c'è stato in ottobre nel Parlamento europeo, col titolo, diciamo, Oltre il PIL. E questo evidentemente è proprio con questa consapevolezza che il PIL, il prodotto interno lordo, ci dà la misura di quello che viene prodotto ed è scambiabile. Ma non c'è niente nel PIL che metta dentro il costo ambientale, le cosiddette, quelle che in gergo si chiamano, le chiamano le esternalità, ecco, che noi cerchiamo di internalizzare, per esempio, con lo scambio di diritti di emissione. Ma questo è semplicemente un esempio, ecco. Noi dovremo fare lo sforzo di capire che non c'è solo l'insieme di beni che noi possiamo pagare per avere. Ci sono oltre il prodotto interno lordo, quindi non vuol dire farne a meno, ma ci sono altre cose che attengono più direttamente la qualità della vita. Cioè, si faceva prima il problema del coinvolgimento delle persone nelle decisioni, cioè la politica alta. Noi possiamo organizzarci perché ci sia questa inclusione di tutti nei meccanismi di prendere le decisioni. Attraverso internet ci si può informare e si può pensare ad una democrazia che vorrei dire della consapevolezza. Ecco, questa è la politica alta, che potrebbe essere effettivamente includente e quindi con una capacità di anche di coinvolgere le persone, quindi di avere anche più proposte e soprattutto con questa capacità di includere. Questo è, secondo me, anche naturalmente assieme a quello che adesso si può fare anche con le nuove tecnologie, quindi la capacità di sostenere delle relazioni con altre persone in modo molto intenso, e che oggettivamente, proprio potendosi sostenere attraverso la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, è, diciamo, meno avida di energia e di risorse. Quindi, secondo me, è alla portata di mano una civiltà diversa, che non è basata solo sulla crescita materiale, ma su uno sviluppo sostenibile. Cioè la differenza che si può fare fra la crescita che è legata semplicemente al prodotto materiale e invece uno sviluppo che tiene conto della qualità della vita, della capacità di coinvolgere, della consapevolezza, che io credo sia anche il maggiore tributo che si può fare alla dignità della persona, cioè di coinvolgerla nei processi decisionali. Questa è la politica che noi potremmo avere a portata di mano. E credo, ecco, naturalmente, come io credo che l'attuale civiltà sia stato il prodotto di una cultura che si è concentrata sulla produzione materiale, o con evidentemente anche dei vantaggi, perché è chiaro che non c'è più la fame che i nostri progenitori hanno conosciuto. Anche, ecco, però c'è ancora della gente che patisce la fame, quindi noi però possiamo consensualmente anche cercare un tipo di società che è più centrato su questi valori, che io brevemente chiamerei beni immateriali, perché non sono basati su un grosso consumo né di energia né
di risorse. E allora se noi riusciamo a culturalmente a promuovere questo interesse per questi beni, noi potremmo fare, ed è alla nostra portata, ecco, una civiltà più avanzata e che nello stesso tempo diminuisce la pressione sul consumo di risorse naturali e quindi intrinsecamente può permettere meglio quell'accesso equo alle risorse naturali che è per me anche una delle basi di sviluppo sostenibile e anche complessivamente di equità. Ecco, quindi credo che questo sia il passaggio che noi possiamo fare e io spero che i giovani possano anche dare un pensiero in questo senso, perché credo che in questo modo si possa fare un mondo che viene ad essere un po' come noi abbiamo fatto, dicevo, dell'Europa, ecco, un mondo disponibile a una gestione consensuale di risorse che non sono più illimitate, ma sono limitate e che debbono essere quindi utilizzate puntando a minimizzarne l'uso. Io credo che questo possa succedere senza sacrificare lo sviluppo, magari sacrificando la crescita, ecco, ma credo che ne valga la pena. Vedere se c'era qualche domanda dal pubblico. Professore, lei ha usato molto l'avverbio consensualmente questa sera nell'illustrare quello che è una politica di propositi. Le vorrei chiedere alcune cose che sono più legate invece a una contingenza di poca disponibilità ad un accordo. Per esempio che se la delegazione di Bali statunitense è ancora attestata sull'idea che